Salve a tutti ragazzi, sono Paolo Innocenti e oggi voglio parlarvi di un film davvero particolare che ho visto al cinema e che mi ha piacevolmente sorpreso. Sto parlando di Fräulein, una fiaba d'inverno, con la regia e con la sceneggiatura di Caterina Carone. Chi è Caterina Carone? Caterina Carone è una documentarista, per anni ha fatto dei documentari e quest'anno si è data anche alla regia del suo primo lungometraggio, e cioè Fräulein. Perché a me incuriosiva molto questo film? Semplice, perché al suo interno c'è uno fra i miei attori preferiti. Sto parlando del grandissimo Christian De Sica. Io lo saprete benissimo se avete visto le mie scorse recensioni. Adoro De Sica, adoro per esempio la commedia italiana, quindi adoro i cinepanettoni. Poi Christian De Sica l'ho sempre adorato perché è un attore incredibile, un attore capace di fare ruoli comici, quindi un bravissimo comico, ma anche di calcare parti più difficili, parti drammatiche. Pensiamo per esempio a quel bellissimo film di Pupi Avati, Il figlio più piccolo. Cioè Christian De Sica che è anche un bravissimo attore drammatico, cioè non è solo uno che fa ruoli comici. Me lo ricordo per esempio anche in un altro bellissimo film, cioè The Tourist, quello che aveva come protagonista Johnny Depp e Angelina Jolie. La sua parte lì, cioè, dimostrava veramente che Christian De Sica è un attore con la A maiuscola che riesce a interpretare qualsiasi ruolo. Quindi De Sica io l'ho sempre adorato, sia nei cinepanettoni, che ripeto sono quei film che ogni anno mi regalano un sacco di risate, e come dico sempre, il cinepanettone è il miglior regalo cinematografico che posso ricevere ogni anno, perché veramente sono quei film che mi fanno divertire, mi fanno stare un'ora e mezzo in totale relax, in totale tranquillità, facendomi divertire. Spero che ci siano sempre, nonostante le critiche ingiuste che secondo me ricevano sempre, purtroppo. Quindi De Sica è un grande, lo apprezzo da morire come comico, lo apprezzo da morire come attore, e ero molto curioso di vedere questo film perché sapevo che questo film non sarebbe stato una commedia in stile farsa come i cinepanettoni, bensì una commedia, almeno c'era scritto commedia nelle info del film cercando su internet, una commedia dove però Christian De Sica avrebbe interpretato un ruolo non certo comico. Quindi sono andato a vederlo al cinema e devo dire che è un film veramente particolare. Perché particolare? Allora, ora ve lo dico subito, poi cercherò di limitarmi perché con quel che dico potrei rovinarvi la visione, quindi cercherò di limitarmi per poi potervi dire più cose nella parte spoiler sul finale. Quindi anche chi non ha visto il film può vedere questo video, perché tanto gli spoiler li farò solamente sul finale precedentemente annunciati. Quindi state tranquilli e proseguite con la visione se vi va. La trama. Parliamo un po' a grandi linee della trama. Allora, nel titolo voi troverete scritto Fräulein, una fiaba d'inverno. Perché fiaba? Perché il film è gestito veramente come se fosse una fiaba moderna, una fiaba d'inverno, come c'è scritto nel titolo di questo film. Abbiamo un narratore, per esempio, che dall'inizio fino alla fine del film ci descrive le varie cose che si susseguono all'interno del lungometraggio, quindi un narratore molto preciso e attento che ci aiuta in tutto il corso del film per farci capire meglio la situazione. Dove si svolge questo film? Questo film si svolge in un paesino di montagna nel sud Tirol, non sappiamo precisamente dove, comunque in questo paesino di montagna, quando in un periodo in cui si sta per abbattere sulla Terra la più grande tempesta solare che l'uomo ricordi. Quindi ci sono dei blackout, ci sono dei problemi in città, perché ovviamente la tempesta solare fa accadere diversi problemi. Regina è la protagonista di questo film, interpretata dalla bravissima Lucia Mascino. Regina è chiamata da tutti Fräulein, perché è una zitellona, una persona molto scontrosa, sempre arrabbiata, che vive in questo albergo che da anni e anni è chiuso. E lei vive all'interno di quest'albergo che, ripeto, è chiuso da molto tempo, e cosa fa durante la giornata, durante le giornate? Svolge vari compiti per aiutare le persone del villaggio, quindi presta servizio, diciamo, a molte persone del villaggio, è un po' un punto di riferimento per molte persone del villaggio, ha delle amiche, ok? Però diciamo che sin da inizio film noi capiamo che ha un carattere molto scontroso, una persona molto chiusa, una persona molto riservata, una persona che ci mette pochissimo ad arrabbiarsi, quindi questa è Regina, cioè, come la chiamano tutti, Fräulein. Cosa succede? Succede che un bel giorno si presenta una persona in questo albergo. Quest'uomo che si presenta non è nient'altro che il grande Christian De Sica, che in questo film interpreta un uomo sulla sessantina d'anni che si chiama Walter Bonelli, un uomo che vorrebbe alloggiare in questo albergo per una vacanza. Ovviamente, Regina gli dice in malo modo che l'albergo è chiuso, che quindi deve andarsene, però De Sica, cioè Walter, non vuole saperne di andarsene, come se fosse veramente attratto da quell'albergo, come se non volesse sapere niente di altri alberghi, ma volesse andare solo in quello, perché lui è come se fosse legato a quell'albergo. Quindi
Una notte, dopo che era già stata annunciata questa tempesta solare, Christian De Sica, cioè Walter, si presenterà, ovviamente Regina lo manda via in malo modo, però certo De Sica, cioè Walter, non demorde, fino a che riuscirà davvero a alloggiare in questo albergo, continuando di continuo, scusate il gioco di parole, a discutere insieme alla protagonista, cioè Regina, perché ovviamente Walter, il personaggio di Christian De Sica, è una persona molto, molto simpatica, una persona anche socievole, una persona dal carattere molto diverso da quello di Regina, però ogni volta che Walter tenta di parlare con Regina, la situazione diventa negativa, perché ovviamente Regina risponde male, non ne vuole sapere, in continuazione gli dice ma quando vai via, ma quando vai via, ma quando vai via, quindi gli dà anche degli ultimatum e quindi diciamo che c'è un po' di parapiglia fra i due. In più poi, ripeto, c'è questa tempesta solare che fa da contorno, quindi ci sono problemi, ci sono blackout, ci sono dei continui problemi, intanto Regina continua i suoi lavori, quindi aiuta le persone, continua a stare con le amiche, con queste amiche che sono un po' anche loro stravaganti, cioè delle amiche molto strane. Comunque questa è la vita in questo piccolo paesino di montagna. In più Regina ha anche uno spasimante, questo postino che le corre dietro dalla mattina alla sera, però ovviamente Regina non ne vuole sapere, dandogli il classico due di picche, quindi però in continuazione vediamo questo postino che la insegue dappertutto, e quindi il film è un po' questo incontro inaspettato fra queste due persone con caratteri completamente diversi, cioè un incontro fra Regina e Christian De Sica, cioè Walter. Questo incontro darà vita poi a una situazione che fa riflettere e anche a una situazione molto, molto bella, che ora io non voglio dire tanto. Posso solo dire che l'incontro fra due persone apparentemente diverse fra di loro porterà anche a cose positive. Questo lo posso dire. Quindi è un bel film questo qui. È un bel film, però è un film che devi imparare ad apprezzare, cioè è uno di quei film che bisogna imparare ad apprezzare, perché, come posso dire, allora, inizialmente io quando sono andato a vedere questo film non sapevo niente della trama, assolutamente niente, avevo visto solamente il trailer ma non sapevo niente della trama, anche perché a me piace arrivare al cinema sapendo poco e nulla. Quindi il primo tempo di questo film, che dura circa una quarantina di minuti, diciamo che si basa sulla presentazione dei personaggi. Quindi, se voi state guardando questo video e vi chiederete magari dentro di voi che tipo di film sia questo, non è certo una di quelle commedie in stile cinepanettone, ma non è certo neanche una di quelle commedie botta risposta, risate una dopo l'altra, assolutamente no, non è un film dove si ride. È un film che si basa su altro, è un film molto particolare. Per esempio, nel primo tempo non abbiamo così tante battute, per esempio, intendo proprio dialoghi, non battute comiche. Bensì il primo tempo del film si basa sulla caratterizzazione, l'analisi introspettiva dei personaggi, specialmente del personaggio di Regina, perché comunque Christian entrerà in scena circa 10 minuti, 12 minuti dopo l'inizio del film. Quindi il primo tempo magari presenta anche dei lunghi silenzi, per esempio, delle scene anche buie, delle scene dettagliate, delle inquadrature dettagliate su determinate cose, quali il paesaggio, per esempio, perché in questo film c'è una bellissima fotografia. Certo, se voi non apprezzate magari dei lunghi silenzi, se voi non apprezzate magari un certo tipo di regia che si basa sull'inquadratura di determinati particolari, se voi non apprezzate determinate cose, magari potrete trovare il film noioso, cioè potrebbe andare contro le vostre aspettative. Infatti io ci tengo a dire queste cose perché, come avevo detto a inizio recensione, questo è un film davvero particolare. Se a voi certe cose non piacciono, sicuramente non vi piacerà questo film, perché ripeto, il primo tempo si basa specialmente sulla presentazione dei personaggi, su immagini molto dettagliate, quindi dettagli su determinate cose e così via. All'inizio del secondo tempo, ovviamente, il film prende piede e quindi all'inizio del secondo tempo, fino poi al termine del film, abbiamo, diciamo, un mutamento, quindi il primo tempo fa da presentazione a ciò che poi accadrà nel secondo tempo. Ovviamente anche nel secondo tempo le immagini restano meravigliose perché, ripeto, c'è una fotografia incredibile. Mi è piaciuta tanto in questo film la fotografia perché il paesaggio poi è splendido, non so precisamente dove l'abbiano girato, però quel paesaggio, quel paese è splendido. Però diciamo che nel secondo tempo
Il film si arricchisce di molti più dialoghi, quindi abbiamo più dialoghi, abbiamo un rapporto diverso anche tra Walter e Regina, ciò che prima prendeva fuoco subito, dopo riesce un po' a placarsi, quindi c'è un po' un incontro fra questi due animi e caratteri diversi di Walter e Regina, c'è questo incontro. Un incontro che porterà ancor più ad un'analisi introspettiva dei personaggi, perché quando i due riescono ad avvicinarsi, a trovare dei punti di riferimento, scopriamo noi spettatori ancora più elementi del loro passato. In questo caso mi riferisco specialmente a Walter, cioè Christian De Sica, scopriamo delle cose molto interessanti che riescono a far capire a noi spettatori molte più cose rispetto a quelle che avevamo capito o pensato di capire durante il primo tempo. Quindi diciamo che il primo tempo, quei lunghi silenzi del primo tempo, quelle cose molto dettagliate del primo tempo, magari anche quelle scene buie del primo tempo, lì per lì magari quando finisce il primo tempo, te spettatore ti puoi chiedere, me lo sono chiesto anch'io, ma perché tutto questo? Sì, ok, la fotografia è bellissima, sì, ok, il film fa capire tante cose, però perché magari non decolla? Perché si continuano a sentire questi lunghi silenzi? Perché si continuano a sentire questi pochi dialoghi? Perché il film si sofferma su determinati dettagli senza far decollare la trama? Lì per lì non te ne rendi conto, per questo dico che il film lo impari ad apprezzare vedendolo. Te ne rendi conto solamente dopo, quando il film è finito, quando termina, te capisci che è una cosa giustissima quella di aver reso un primo tempo in quel determinato modo, perché con quel determinato primo tempo il film dopo prende una forma, cioè fa capire tante cose allo spettatore e quindi c'è un cambiamento che serve, cioè ripeto, magari molti di voi arrivano, tipo me, alla fine del primo tempo, quindi quando inizia l'intervallo, e magari vi potrete domandare come ho fatto io, ok, però, cioè, la trama, cosa succede? Cioè, sì, una presentazione dei personaggi, ok, questo, ok, bella la fotografia, però cosa succede? Poi invece almeno io mi sono reso conto, a fine film, che questo primo tempo in questo modo è servito e anche tanto. Poi in più, quando ho scoperto che la regista Caterina Carone è una documentarista, allora ho apprezzato ancora di più la cosa, perché ho detto è stata molto molto brava, perché se la sua passione è quella di fare documentari e quindi di lavoro fa proprio la documentarista, è stato giusto che nel film abbia messo particolare attenzione alla regia, quindi particolari inquadrature che fanno capire bene una determinata situazione, determinate inquadrature su particolari per quanto riguarda paesaggi, per quanto riguarda la natura, per quanto riguarda il paese, cioè essendo documentarista, i documentari lo saprete benissimo, si basano su cogliere l'attimo, su far capire bene allo spettatore una determinata cosa con le immagini, quindi in questo film, il suo primo film proprio, non documentario da regista, lei ha, cosa ha fatto? Molto genialmente, secondo me, essendo la sua passione, sì, ha fatto un bel film, però ci ha messo dentro anche la sua passione per il documentario, regalandoci delle belle immagini, regalandoci delle belle cose che, ripeto, non tutti, però, sono convinto che potranno apprezzare. Perché se una persona è abituata a vedere determinati film dove dall'inizio alla fine vi è botta risposta, totalmente al ritmo, come se fossero una bomba che scoppia, rimarrebbero delusi da questo film, ne sono sicuro. Questo è uno di quei film che va imparato ad apprezzare. Io questo film l'ho definito come una poesia. Questo film è sinonimo di poesia. Perché? Perché quando te leggi una poesia, magari inizialmente vedi che è lunga, vedi che magari ci sono tanti termini che non capisci, quindi magari, come è successo a tutti, te spettatore potresti dire leggendola, ma chi me lo fa fare di leggerla? Ma perché? Ma è brutta? Ma che palle! Poi invece se riesci a entrarci dentro e quindi capisci il meccanismo, capisci bene la storia, capisci che è meravigliosa, cioè la poesia fa sempre questo effetto, no? Pensate alle poesie dove magari non conoscete tutti i termini, quando eravate a scuola per esempio e magari lì per lì dicevate ma che, chi me lo fa fare di studiare questa cosa, ma che palle, pensate a Dante per esempio, poi tu c'entri dentro, quindi entrate dentro la storia e capite che è meravigliosa, questo film uguale. Se c'entri dentro, parlo a te spettatore, se lo spettatore riesce ad entrarci dentro, a capire tutte le dinamiche, a entrarci dentro proprio come si fa leggendo una poesia, allora sono sicuro che l'apprezzerete. Io sono riuscito a compiere questa operazione molto facilmente, devo dire, perché alla fine è un piacere anche per gli occhi questo film, cioè è proprio
proprio come una poesia, sono riuscito a entrare dentro al meccanismo sapendolo apprezzare da morire. Quando è finito il film, se durante l'intervallo ero un po' dubbioso, quando è finito il film io ho detto: brava Caterina Carone, brava, ho capito adesso quello che volevi fare, ci sei riuscita totalmente. Un film raffinato, un film molto particolare, un film nuovo per quanto riguarda il panorama del cinema italiano, un film veramente nuovo che, cioè, può piacere come può non piacere, ripeto. Se una persona, ripeto, è abituata ad altro tipo di film, allora questo film magari potrà risultare anche noioso, potrà risultare lungo. Invece questo film ha una metafora dentro di sé. Va saputo apprezzare, apprezzare dall'inizio alla fine in tutti i suoi minimi dettagli, in tutti quei dettagli che Caterina Carone ha messo all'interno. Quindi complimenti, io sono stato veramente felice alla fine di questo film. Se durante l'intervallo ero dubbioso, sono riuscito a capire bene la dinamica del lungometraggio sul finale e adesso non vedo l'ora di rivederlo, perché secondo me questo è uno di quei tipi di film che più lo guardi, più riesci a capirlo. Proprio come una poesia, più la leggi più riesci a capire determinate cose che magari alla prima lettura non avevi notato. Per concludere la parte generale, quindi, ragazzi, cosa posso dirvi? Vi dico di andarlo a vedere al cinema. Se invece quando guarderete questa recensione nelle sale non ci sarà già più, vi invito a recuperarlo in un video, perché è veramente un film che merita, un film che merita la visione, che merita di essere apprezzato. Poi dipende, tutti i gusti sono gusti, ripeto, magari a qualcuno può piacere, a qualcuno no, comunque vale la pena di essere visto per scoprire questa cosa. Quindi guardatelo, ragazzi, guardate anche le mie altre recensioni sul mio canale, anche i miei video comici, non ricordatevi solo di me per le recensioni, perché sapete che la comicità è una mia altra grande passione, quindi seguitemi, iscrivetevi al canale, lasciate un like a questo video se vi è piaciuto. Io vi aspetto sempre, se volete scrivermi, darmi consigli, consigliarmi qualche film da recensire, fatelo pure, anche sulla pagina ufficiale Facebook, dove dovete lasciare un like, Paolo Innocenti si chiama. E niente, ragazzi, adesso posso passare alla parte spoiler, però mi raccomando, chi non ha visto il film chiuda il video, perché sennò se lo rovinerebbe e non è una bella cosa. Tanto il video è qua, quando avrete visto il film potrete tornare qua sul mio canale YouTube, ricercate il video, lo mettete e ripartite da dove vi siete fermati. Ok, ragazzi, io vi ringrazio per avermi seguito fin qua, mentre chi ha visto il film può continuare a seguirmi nella parte spoiler. Per quanto riguarda la parte spoiler, ragazzi, ripeto che questo film va imparato ad apprezzare, bisogna saperlo apprezzare, perché anch'io durante l'intervallo, ripeto, ero dubbioso, non sapevo perché il primo tempo era in quel modo come ho descritto nella parte generale, non sapevo che andamento volesse prendere questo film e ho cominciato a capirlo solamente nel secondo tempo. Nel secondo tempo, di scena in scena, ho imparato ad apprezzare questo film, mi ha coinvolto sempre più, fino a che una volta arrivati al finale io ho riflettuto e dopo aver riflettuto ho capito che è stato molto importante rappresentare il primo tempo in quel determinato modo, perché il primo tempo è una grande e lunga presentazione per quello che avverrà dopo, molto importante. Questo film ovviamente può piacere o non piacere, ripeto, i gusti sono differenti, considero questo film un film molto raffinato, quindi da persona a persona il gusto personale può cambiare. Posso solo dire che a me ha colpito molto per questa gran bella storia d'amicizia. Non c'è una storia d'amore, c'è una bella storia d'amicizia fra due persone che sono opposte tra di loro e poi invece alla fine riescono a equilibrarsi, perché ovviamente il personaggio di Walter sarà una luce per Regina e il personaggio di Regina sarà una luce per Walter, anche se all'inizio c'è questa discussione fra i due, o perlomeno è Regina a trattare male Walter, il personaggio interpretato da Christian De Sica, anche se all'inizio, come avrete visto nel film se mi state seguendo nella parte spoiler, Regina è molto scontrosa, è una persona molto schiva, una persona molto rude, alla fine grazie al personaggio di Walter riuscirà a ritrovare se stesse, a ritrovare anche il sorriso. Pensate per esempio quando cominceranno veramente ad affiatarsi, due che andranno anche in discoteca, quella scena è anche divertente, quindi è una bella storia questo film, perché è una bella metafora, una metafora che si contrappone con la natura, quindi c'è un'evoluzione per quanto riguarda la natura che scaglia sulla terra questa tempesta solare e allo stesso tempo anche a livello umano c'è questa evoluzione dei due personaggi, quindi c'è un'evoluzione naturalistica e anche un'evoluzione umanistica, il tutto fa da protagonista all'interno del film, quindi questa cosa l'ho apprezzata molto, l'ho apprezzata veramente tanto.
Ripeto poi anche un'ottima fotografia, poi ripeto i paesaggi splendidi, mi piacerebbe sapere con precisione qual è quel paese dove hanno girato il film. Comunque poi posso dire anche che il personaggio di Regina cambia totalmente proprio durante questo secondo tempo, perché il primo tempo, con quei lunghi silenzi, magari con quei lunghi anche colori scuri, con quelle immagini buie della notte, fa capire molto del personaggio di Regina, questa persona, ripeto, schiva, questa persona negativa nei confronti di se stessa, che anche nei momenti dove è da sola, cosa fa? Ascolta in continuazione addirittura delle musicassette, oltre a dei CD, di meditazione guidata, quindi delle musicassette, dei CD per tranquillizzarsi, per riuscire a trovare la tranquillità, una tranquillità che poi non mette in pratica, perché una volta che arriverà il personaggio di Walter, ma anche con tutte le persone che ha accanto, lei facilmente ha scatti d'ira, nel senso non esagerate, però nel senso risponde male, è una persona che ci mette pochissimo ad arrabbiarsi. Pensate quando il personaggio di Walter la sera, dopo essere stato tutto il giorno a camminare per il paese, torna e dice: per favore, accoglietemi anche solo per una notte, perché veramente non so dove andare. Lei proprio si arrabbia, no? Se ne vada, lo lascerebbe addirittura fuori, se poi ovviamente Walter non corresse in casa e si chiudesse nell'albergo. Quindi posso anche capire, perché ovviamente per lei era un estraneo, però sin dall'inizio notiamo questo suo modo di fare molto, molto scontroso, anche nei confronti del postino che la segue dappertutto perché ha una cotta per lei. Quindi è un personaggio molto scontroso, che ascolta questi CD, queste musicassette di meditazione guidata per trovare la calma, però poi è incoerente con se stessa, perché la calma che dovrebbe apprendere da questi CD, da queste musicassette, non la mette in pratica. Quindi lei si illude di poter star meglio trovando la calma con questa meditazione guidata, però invece è una calma che, anche se arriva, lei non la sa mettere in pratica. Anzi, c'è anche quel pezzo ganzo nel film che ho apprezzato, quando a un certo punto, ormai nel secondo tempo, lei è ancora lì ad ascoltare questa meditazione guidata su musicassetta, come succedeva ai tempi anche a me con le videocassette, il nastro si riavvolge male, esce fuori dalla musicassetta, e lei invece di sistemarlo lo strappa, buttando poi via la musicassetta, facendo capire che la vera calma, la vera gioia, lei la può trovare anche in altro modo, anche in modo naturale, non dovendo ascoltare una musicassetta. Cioè, quindi lei riesce a ritrovare il sorriso grazie al personaggio di Walter, quindi grazie a Christian De Sica. Insieme rimetteranno in sesto l'albergo, insieme rimetteranno tutto a posto, facendo presupporre a noi spettatori che quindi Regina riaprirà quest'albergo. È molto bella la scena in cui i due insieme trovano la forza e cominciano a sistemare tutto l'albergo, ormai in disuso da anni, polveroso e con molte scartoffie qua e là, cioè era un albergo da risistemare da capo a piedi. Quindi il personaggio di Walter riesce a dar forza anche al personaggio di Regina. Regina allo stesso tempo fa la stessa cosa, perché Regina darà forza a Walter, Walter si aprirà con lei, parlerà della propria famiglia anche in quella scena bella dopo la discoteca, quando sono sul laghetto ghiacciato che guardano l'aurora boreale. Quindi anche quella scena molto 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 bella, che parlano che tra poche settimane si sarebbe sciolto il ghiaccio, poi ovviamente il ghiaccio si sarebbe riformato con il prossimo inverno, perché è una cosa che ritorna e Walter si chiede: chissà se anche noi torneremo. Quindi quella è una bella cosa, mi piace che il tutto si svolga in contemporanea all'andamento naturale, con questa natura che Leopardi definirebbe maligna, questa natura malvagio, almeno nella fase pessimistica in particolar modo. Quindi e questa natura che Leopardi definirebbe in questo modo, che anche in questo film dimostra che si può mandare sulla terra una tempesta solare, però poi alla fine arriva la primavera che fa sbocciare i fiori, quindi torna il sole, torna il bel tempo, e come torna il bel tempo nella primavera, torna il bel tempo anche dentro gli animi di queste due persone, cioè di Walter e cioè di Regina. Insieme poi i due continueranno ad andare avanti per tutto il film, ripeto, è solo un'amicizia quella che vi è fra i due. Alla fine del film i due si saluteranno, perché lei, almeno da quel che ci fa capire il lungometraggio, lei è intenzionata a riaprire l'albergo, mentre lui torna a casa da dove era fuggito, proprio per riflettere. Quindi questa cosa è molto bella, sicuramente quando Walter tornerà, perché comunque alla fine fa capire a
a Regina che sarebbe tornato, sicuramente troverà l'albergo attivo. Infatti alla fine del film proprio il personaggio di Christian De Sica, cioè Walter, glielo domanda a lei: ma quando tornerò l'albergo sarà attivo? Cioè, nel senso, non è che lo lascerà chiuso dopo tutto il lavoro che abbiamo fatto. Quindi sicuramente è una bella cosa conclusa bene, quindi proprio una fiaba che comincia col c'era una volta e una fiaba che finisce sicuramente col vissero felici e contenti, perché alla fine, essendo una fiaba moderna, non sappiamo bene le cose nel dettaglio dopo che finisce il film, però anche se lui torna dalla sua famiglia e anche se Regina resta lì nel suo paese, le cose sono andate nel migliore dei modi. Per questo vissero felici e contenti, perché lei riaprirà l'albergo, invece lui affronterà tutte le cose da cui era fuggito e per cui era fuggito. Quindi, che dire, ragazzi, guardatelo questo, cioè guardatelo cosa, se state guardando la parte spoiler l'avrete già vista, perché se no sareste dei vischeri. Quindi sono curioso di sapere anche il vostro parere, sono curiosissimo di sapere il vostro parere. Questo film è un film che va saputo apprezzare, va saputo cogliere, perché può mettere fuori strada, deve riuscire a entrarci dentro. Per questo facevo all'inizio, alla fine della parte generale, per meglio dire, l'accostamento con la poesia, perché proprio come una poesia ti può mettere fuori strada, ti può far sembrare che sia brutta, invece poi, continuandola a leggere, se riesci a entrarci dentro, capirai che può essere veramente bella. Questo film uguale, all'inizio ti può mettere fuori strada, perché il primo tempo ti può far pensare: ma perché, piuttosto che far decollare la trama, cioè ci si sofferma più su determinati particolari, su determinate scene di presentazione, perché? E con il secondo tempo lo capisci, perché il primo tempo va di pari passo anche con l'atteggiamento dei due protagonisti, in particolar modo di Regina, dove nel primo tempo avevamo dei lunghi silenzi, avevamo anche dei lunghi momenti bui all'interno del film, avevamo particolari dettagliati, cioè inquadrature che dettagliavano nel migliore dei modi determinate cose. Quella andava di pari passo con il carattere di Regina a inizio film, cioè il suo carattere nel primo tempo, quindi un carattere schivo, un carattere rude, un carattere chiuso, un carattere che si accostava molto alle atmosfere del primo tempo del film, mentre nel secondo tempo il tutto cambia e quindi anche le atmosfere cambiano. Il secondo tempo è diverso, come è diverso anche il carattere di Regina e di Walter, quindi due riescano a trovare una sintonia unica e rara. È una bella storia d'amicizia, un film nuovo per quanto riguarda il cinema italiano, perché sì, il cinema italiano sta facendo dei passi da gigante in questi ultimi mesi con dei film bellissimi che sono usciti. Pensiamo a Perfetti Sconosciuti, lo chiamavano Gigrobò, Veloce come il vento, cioè veramente dei bellissimi film, anche Zeta ultimamente, quindi dei bellissimi film. E anche Caterina Carone ha saputo portare in scena un film e dirigere, per meglio dire, un film veramente diverso dal solito, delicato, raffinato, che può essere visto veramente come una fiaba moderna, una fiaba d'inverno, una fiaba. E spero di poterne vedere ancora di prodotti simili. Spero di poter vedere anche Christian De Sica in altri ruoli del genere. Ovviamente non vedo l'ora di vedere il suo prossimo cinepanettone, però spero di poterlo rivedere anche in ruoli del genere, perché De Sica veramente è un mostro di bravura. Io De Sica, ripeto, lo ascolterei anche se dicesse per 300 volte la stessa identica cosa, perché è bravissimo in tutti i film, ha sempre saputo dimostrarlo, come anche in teatro, è veramente un grande. Quindi, che dire, ragazzi, io ho parlato anche troppo. Mi raccomando, fatemi sapere se la pensate come me. Vi ricordo ancora di iscrivervi al mio canale e noi ci vediamo alla prossima recensione. Ciao, ragazzi!